A quale età è consigliabile eseguire l'intervento? L'età non è il discrimine, è l'elasticità cutanea. Questo è un intervento che si può eseguire solo quando la cute della zona che va operata è ancora elastica. Ci sono quarantenni che non hanno più la cute elastica e invece delle splendide sessantenni che hanno una cute estremamente giovanile. Quindi, la prima valutazione che io faccio con le mie pazienti è sull'elasticità cutanea e quindi sul fatto che una volta che abbiamo ridotto il volume della zona operata, bene, la cute retragga e non dia dei difetti, non dia della pelle cadente. Qui bisogna conoscere con l'esperienza cosa significa elasticità cutanea e quindi prevederla. Mi capita spesso di vedere pazienti che pensano di dover fare un'addominoplastica, che è un addome importante, ma hanno la cute elastica, sottovalutano l'elasticità della propria pelle e pensano che una volta svuotata questa cadrà. Non è vero. Molto frequentemente si può risolvere un addome importante portando ad un volume, ad una forma piacevole, senza dover togliere pelle, senza dover tagliare, senza dover fare un intervento più invasivo come l'addominoplastica. È una questione di esperienza, è una questione anche di tecnologie. Esistono delle tecniche che ci aiutano molto per far retrarre la cute. Questo è vero per l'addome, è vero per l'interno delle cosce ed è vero per quelle zone che più facilmente tendono a cadere.